ascolti, vincono Che Tempo Che Fa e Domenica Live, ecco tutti i numeri. Ascolti TV di domenica 14 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti TV di domenica 14 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto? In prima serata Rai 1 ha trasmesso Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio. Risultati? 4.970000 spettatori, 18,81 di share, e 2.810000, 15,73, per il tavolo. Su canale 5-3. Per il film TV Liberi Sognatori a testa alta con Giorgio Tirabassi nei panni di Libero Grassi. Su Rai 3 1. Per l'esordio di Amore Criminale con Veronica Pivetti. Sulla 7 1. 395.688, per Non è l'arena con Massimo Giletti. Ascolti TV di domenica 14 gennaio 2018 nel pomeriggio, i numeri di domenica in e domenica live. Nel pomeriggio su canale 5 domenica live con Barbara D'Urso ottiene 2.955.017,43, nel segmento politica e attualità, 3. 203.020,93, in storie, 2. 840.018,30, nella prima parte e 3.073.018,37, nella seconda. Su Rai 1 2. 314.013,55, e 1. 681.010,99, per Domenica in con Cristina Parodi. Auditel, come funziona? La società Hub Italia, per conto di Auditel, ha installato nella casa di alcune famiglie italiane un piccolo apparecchio collegato ad ogni televisore dell'abitazione e alla linea telefonica, che registra su quale canale è sintonizzato il televisore. Il campione, rappresentativo della popolazione italiana con più di 4 anni, detto panel, è aumentato nel tempo, dalle poco più di 600 famiglie dei primi mesi successivi all'avvio delle rilevazioni, si è passati alle 2.420 famiglie del 1 gennaio 1989 fino alle 5.070 del 1 agosto 1997, con l'allargamento a 16.100 famiglie, 41.000 individui, da luglio 2017. Ogni membro della famiglia deve segnalare la propria presenza davanti al televisore tramite un particolare telecomando, in questo modo il Meter registra quale programma è visto e anche da chi è visto. Il Meter è composto da 3 unità, il Monitor Detection Unit, MDU, che rileva lo stato di accensione e spegnimento dell'apparecchio televisivo, il canale su cui esso è sintonizzato, l'ANSE telecomando, attraverso il quale la famiglia campione seleziona il numero di persone che guardano la televisione, il Meter vero e proprio, unità centrale di memoria, che trasmette i dati degli MDU provenienti dai vari televisori della famiglia campione alla centrale attraverso la linea telefonica.
I dati vengono poi elaborati al computer centrale di Milano e pubblicati la mattina seguente attorno alle ore 10.